Presidente, a questo punto passerei la parola al Presidente Doronchi, un pezzetto di storia ambientale del Paese, che qui è in veste di Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Ci sono due temi che vorrei sollecitare alla discussione in via preliminare. Il primo è l'obiettivo di smaltimento in discarica al 10%, perché ormai credo che l'obiettivo indicato come 5 dal Parlamento europeo sia stato accantonato, ma non è sicuro nemmeno il 10%. E la situazione italiana. Io vorrei proporre la disaggregazione perché i dati che ci avete fornito sono molto interessanti e molto utili a questo fine. È vero che la media nazionale è il 25% nel 2016, però il nord smaltisce il 12% in discarica, il centro il 27% e c'è questo problema del sud del 42%. Ora, io penso che noi non dobbiamo usare le regioni in ritardo per frenare l'obiettivo europeo, ma fare il contrario, cioè usare l'obiettivo europeo avanzato che dovremmo sostenere come paese per recuperare le regioni in ritardo. Non è... E qui servono decisioni e politiche nazionali, che la Sicilia abbia ancora l'80% dei rifiuti in discarica. Non è accettabile, l'hanno già detto altri, ma non si può dire facciano, decidano in Sicilia. Qui non si risolve, lì le discariche sono private, sono un business notevole e sono in grado di organizzare una resistenza molto forte al cambiamento di modello di gestione del rifiuto urbano. Questo mi sembra il punto e da questo bisogna sicuramente risalire. Non è neanche tutto il Mezzogiorno, è vero che la Campania manda una quota dei suoi rifiuti fuori regione, quindi il suo 4% di smaltimento in discarica va un po' guardato. Tuttavia, anche una regione del Mezzogiorno, ufficialmente con questa cautela, manda in discarica il 4%, come la Lombardia, come il Friuli e il Veneto è già al 10%, insomma. Sottolineo questo punto perché siamo nella fase cruciale e finale della trattativa a livello europeo e questo è un punto ancora non risolto. Io spero che Parlamento e governo italiani si facciano sentire e su questo non si scenda, cioè si tenga almeno sul 10%, se no si rischia di compromettere questo trend positivo. Perché noi siamo partiti dall'80% di smaltimento, cioè l'80% non era la Sicilia, era la media nazionale e stiamo parlando di un obiettivo al 2030. Io penso che dobbiamo sostenerlo con decisione, proprio sulla base dei dati nazionali, perché temo che si tenda a dire no, ma in Italia abbiamo dei punti arretrati, non ce la facciamo e quindi freniamo. Io penso che sarebbe una scelta sbagliata. La seconda questione è anche questo dibattito, come si calcolano gli obiettivi e il riciclo e la proposta francese più alleati. Mi spiace perché il ministro dell'Ambiente Hulot è molto bravo, io credo sia un riferimento. In questo caso non lo è la Francia. La Francia sta sostenendo di inserire anche i TMB negli obiettivi del riciclo, dell'avvio al riciclo. Capite, guardate perché il TMB in Francia è diciamo, il sistema largamente prevalente. Il trattamento meccanico-biologico, è chiaro che tratta un rifiuto per il 90%, posso essere preciso, non so se non è il 90%, è vicino al 90% tal quale, e lo manda per la gran parte in discarica per una quota all'incenerimento e c'è un piccolo recupero di materia. Se l'avvio al TMB diventasse l'avvio al riciclo e che concorresse al calcolo agli obiettivi di riciclo, mi capite bene che invece che andare avanti andremo indietro. In teoria proporremmo degli obiettivi più avanzati di riciclo, in pratica segneremmo un arretramento. Anche su questo io penso
Ormai siamo alla fase decisiva, diciamo, questi sono i due nodi che rimangono e penso che il lavoro molto preciso che ha fatto il sistema ISPRA su non solo la provenienza, ma la destinazione del rifiuto che esce dagli impianti di TMB è molto importante alla fine di capire cosa dove va a finire. E non a caso il TMB è un sistema più utilizzato nelle regioni più arretrate. È più utilizzato al sud, un po' al centro e molto meno al nord. È direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti che vanno in discarica e inversamente proporzionale alla quota di raccolta differenziata e di avvio concreto al riciclo. Quindi volevo sottolineare questi due problemi. Inoltre il terzo punto chiamerei crisi di crescita, che veniva sottolineata adesso dal presidente di Fise Roberto Sancinelli. E cioè attenzione che non è tutto automatico, non è che basta crescere le raccolte, crescere il destinato al riciclo, qui c'è un problema di mercato, di capacità del mercato di assorbire le materie prime e seconde e i prodotti del riciclo. Finché questo è una quota, chiamiamola limitata, il sistema comunque regge. Quando diventa non sarà 1,8 milioni perché è cambiato il metodo di calcolo, ma parte dei problemi che erano sottolineati derivano da questo aumento consistente in un anno. Non è 1,8 milioni tonnellate in più, togliamo pure 700.000 che derivano, ma sempre 1 milione di tonnellate in più, non da gestire negli impianti di trattamento, ma da collocare dopo, compresa l'aumento ovviamente degli scarti di processi di selezione e trattamento, che non è che spariscono questi, anzi più aumenti il trattamento più hai un problema di gestione di questi scarti. Io penso che questo sia, non so se siamo all'emergenza, certo nelle plastiche il problema lo vedo molto complicato, anche, e cosa che mi ha sorpreso di più invece nella carta, anche se parzialmente, perché è intuibile che noi importiamo un sacco di imballaggi ed è difficile che il nostro mercato li assorba tutti. È chiaro che c'è bisogno in questo caso di uno sbocco estero. Se lo sbocco estero viene frenato o addirittura chiuso, un problema c'è, perché il nostro import di imballaggi, quindi di rifiuti cellulosici, di imballaggio di carta nel sistema della globalizzazione ha un peso enorme. Nella plastica questo aumento delle plastiche miste, del plasmix, che qualcuno tende, non è proprio uno scarto, diciamo una plastica difficile da riciclare, anzi con i costi di riciclo, e se questo continua ad aumentare, aumentano gli imballaggi immessi al consumo, aumentano le quote obbligatorie, diciamo qui si crea una strettoia che può essere difficile da gestire per il sistema. In questo senso ci potrebbe essere una crisi sistemica. E la soluzione va, diciamo, non va in automatico la soluzione. Va programmata, pensata, coinvolgendo anche i produttori, perché in qualche modo qui bisogna che diminuisca la quantità di questi imballaggi difficilmente riciclabili. Perché altrimenti non ce la si... E poi il GPP deve essere più efficace, cioè lo sbocco di mercato di questi materiali deve essere più incoraggiato, altrimenti se dipendiamo dal mercato estero e dalle sue aperture o chiusure a secondo delle politiche dei singoli paesi, entriamo in un tunnel di incertezza e probabilmente anche di messa in difficoltà del sistema. Ecco, c'ho poi altre osservazioni sui costi e anche sui RAE, ma non vorrei superare il tempo a disposizione. Grazie. Mentre sale una parola sui costi al volo il presidente Rocchi. Sì, noi abbiamo un quadro di costi di gestione dei rifiuti abbastanza differenziati. E
Faccio un esempio, 222 euro pro capite anno a Milano e 305 a Palermo, ma poi la gamma è molto vasta. Allora, dai dati che fornite, ormai la Tari si è imposta come il 92-90%. Il sistema, la tariffa puntuale invece riguarda ormai solo il 7,5%. Noi abbiamo di fronte alcuni problemi. Uno è quello dell'applicazione del calcolo dei costi ottimizzati ai fini del riconoscimento del contributo ambientale. Quindi c'è un problema di costi standard, come veniva prima detto. E siccome la Tari è a copertura dei costi relativi al servizio e sganciata, diciamo, dall'efficacia e efficienza del servizio, fra costi ottimizzati e sistema Tari, io penso che si apra una potenziale problematica. Il secondo problema è quello che veniva detto: aumentando la quota delle raccolte differenziate, è un dato consuntivo, aumentano gli scarti. Noi però dovremmo avere un sistema tariffario o anche di tributo, io sono più per il sistema del corrispettivo, che però riconosca la qualità riconosca la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Altrimenti in questo sistema, a mancanza di costi standard ottimizzati, e di questo avremo bisogno, mancanza di un incentivo sulla qualità e oltre che sulla quantità delle raccolte differenziate, in un contesto in cui ci sono delle differenze che non si spiegano, cioè si spiegano nella inefficacia, inefficienza di funzionamento, però qualcosa qui bisogna fare, credo, di riforma di sistema. Aggiungo solo una piccola osservazione, anche se non me l'ha chiesta: sistema agenzie e Ministero dell'Ambiente. Ho visto con piacere che il Ministero dei Beni Culturali è riuscito ad avere 200 assunzioni, perché in effetti i pareri delle soprintendenze stanno rallentando parecchio. Qui abbiamo una richiesta di produzione tecnica nel sistema di economia circolare, in cui l'efficacia delle politiche pubbliche è un fattore, diceva, non tecnologico ma molto importante per le prospettive che abbiamo. Quindi qui io penso che bisogna investire, non si possono avere le nozze con i fichi secchi. Bene il sistema integrato, bisogna che l'organico aumenti in maniera significativa a partire dalle regioni, dove l'integrazione non ti risolve se c'hai delle agenzie regionali sprovviste di personale. E anche il Ministero dell'Ambiente richiede una robusta iniezione di quadri per accelerare queste procedure. Altrimenti noi abbiamo la necessità di moltiplicare queste, da Land of Waste a molti altri pareri e interventi nella gestione dell'economia circolare, con una macchina tecnica organizzativa inefficace. Costa molto di più il ritardo che l'investimento in efficienza e inefficacia.